Dopo la battaglia di Montaperti, combattuta il 4 settembre del 1260, il pontefice di Roma iniziò a temere una alleanza fra il mezzogiorno d'Italia, dove re Manfredi governava, e il centro-nord. Da un lato in Toscana le città ormai erano schierate per il ghibellinismo, mentre invece nella parte settentrionale troneggiavano da un lato Ezzelino da Romano nel Veneto e dall'altro Berto Pellavicino. Nel 1263 Papa Urbano IV reitera la scomunica contro re Manfredi, definito il verde basilisco, l'anticristo. Ecco allora che nelle chiese d'Italia preti e vescovi tuonano contro lo svevo. Il pontefice dice che vengano assolti ladri, briganti, stregoni, incendiari e perfino preti concubinari, purché partano per la crociata contro le Puglie. Tra gli scomunicati ci furono anche i mercanti senesi e iniziò così un certo dissapore all'interno di quell'unità politica che aveva condotto invece Siena al successo nella battaglia di Montaperti. Il pontefice allora si mise in cerca di un campione che difendesse la causa papale, un alleato armato. Viene definito un atleta Christi, un pugil indefessus, un vero combattente che difendesse i diritti di Roma. Il Papa trovò in Carlo I, conte di Angiò, il suo vero difensore. Nascerà un'alleanza inedita. Il pontefice assegnerà a Carlo il titolo del re di Sicilia. Venne finanziato dalla Chiesa, dai banchieri fiorentini che impegnarono grandi somme per finanziare una spedizione militare. Carlo I mette insieme un esercito e scende in Italia. Manfredi, di contro, tentò di fermare questa sua avanzata, inviandogli prima il conte Giordano d'Anglano nel nord Italia e poi il conte Guido Novello, che però fallì nell'intercettarlo a Pisa. E nel gennaio del 1266 Carlo I entra a Roma. A questo punto la situazione si fece davvero preoccupante e Manfredi per reazione iniziò ad ammassare truppe tanto a Roccadarce quanto a San Germano e lui personalmente si posizionò a Capua con migliaia di arcieri saraceni provenienti da Lucera. Il conte di Caserta però cedette praticamente subito e così Carlo d'Angiò ebbe la strada aperta verso il regno. Ci sono dei documenti che forse attestano un previo intendimento tra i due e questo fa comprendere anche come la solidità del regno di Manfredi iniziasse a cedere. Il re svevo attendeva degli aiuti dalla Puglia e dalle Marche che però tardavano ad arrivare e a questo punto il re decise di schierare le proprie truppe e dare battaglia al nemico. Lasciò la sua posizione, peraltro vantaggiosa, superando il fiume e disponendo le proprie schiere nella piana, detta Piana delle Rose. La prima era composta da arcieri saraceni e poi seguivano tre schiere di cavalleria. La prima di Lombardi e Toscani, la seconda di cavalieri tedeschi e l'ultima, con Manfredi stesso al comando, con soldati provenienti dal Regnum. Di contro Carlo d'Angiò anche dispose quattro schieramenti, la prima linea di arcieri e balestrieri e poi a seguire anche lì tre plotoni di cavalleria, una di cavalieri provenzali, l'altra provenienti dalla Lingua d'Oca con dei rinforzi italiani e poi l'ultima con Re Carlo con 700 cavalieri francesi e fiamminghi. Tra le fila dell'esercito di Carlo d'Angiò spiccava anche un battaglione composto da cavalieri toscani. Bellissimo a quel che dice il cronista Villani, fiorentino di parte, però che avrebbe avuto un ruolo sia nel corso della battaglia e poi anche nel corso della storia, perché Firenze e Carlo d'Angiò creeranno un sodalizio molto forte. Nell'esercito invece svevo possiamo notare che Re Manfredi, per stornare i colpi dei nemici, scambiò le proprie insegne con quelle del suo fedele amico Tebaldo Annibaldi. La battaglia, sulla base delle narrazioni in nostro possesso, sarebbe iniziata con un fitto lancio di frecce da parte dei saraceni.
La prima schiera però si sarebbe allontanata troppo dalle schiere di cavalleria che l'avrebbero dovuta proteggere e così gli arcieri saraceni si trovarono ben presto in balia dei cavalieri provenzali che ne fecero strage. La battaglia però entrò nel vivo quando entrambe le schiere della cavalleria si scontrarono e Giovanni Villani ci dice che la battaglia durò dura pezza, al punto che non si capiva quale dei due eserciti avrebbe avuto la meglio. Un punto di svolta nel combattimento fu quando i soldati angioini iniziarono ad adottare delle tattiche poco cavalleresche e degli atti sleali. Iniziarono infatti a segare i garetti dei cavalli, atterrando un grande numero di nemici, a colpire sotto l'ascella degli avversari laddove l'armatura non dava protezione. Per l'esercito di Manfredi fu la rotta e il re decise di entrare in battaglia, dove ben presto venne sopraffatto e trovò la morte. A battaglia conclusa, Carlo d'Angiò, probabilmente con l'armatura ancora addosso, scrisse una lettera rivolgendosi al Papa. Gli comunicò che la battaglia era stata vinta, che era stato trovato il cavallo di re Manfredi, ma che del re non si avevano più notizie, non si sapeva se Manfredi fosse morto, fosse fuggito e si stava cercando il cadavere. Il corpo di Manfredi sarebbe stato ritrovato 3 giorni dopo, in mezzo ai cadaveri che coprivano la piana di Benevento, così come dice lo stesso Carlo d'Angiò nella lettera al Papa. Il corpo sarebbe stato fatto riconoscere ai suoi amici e ai parenti, come Giordano d'Anglano, campione a Montaperti, e poi sarebbe stato sepolto sotto una macia di sassi. Carlo infatti concesse una sepoltura all'avversario sotto il ponte di Benevento. Tempo dopo, però, l'arcivescovo di Cosenza, il cardinal Pignatelli, avrebbe fatto disseppellire il cadavere di Manfredi, in quanto sepolto in territorio pontificio, e lo avrebbe fatto portare lontano. E come Dante fa dire allo stesso Manfredi, nel terzo canto del Purgatorio, le sue ossa ora le bagna la pioggia e muove il vento.